Dall'ospedale unico all'unico ospedale. Al sindaco di Fano, Massimo Seri, non piace, per usare un eufemismo, il possibile scenario della sanità provinciale. Secondo il primo cittadino della città della Fortuna, la giunta regionale starebbe andando in una direzione che metterebbe Fano in una posizione troppo marginale. Io sono fortemente preoccupato perché in questi anni ho visto tanti paladini per la nostra città. Abbiamo oggi un nuovo contesto politico regionale che ha vinto le elezioni, è giusto che si assuma le sue responsabilità. La bandiera è stata quella della difesa del riassetto sanitario e i referenti di questo territorio, la difesa della sanità in questi territori. Oggi vedo una situazione fortemente preoccupata e rischiamo di andare a dei compromessi al ribasso, di scendere ad un livello sanitario mai così in basso. Io non ho mai affrontato in modo ideologico le questioni della sanità. Quando uno fa il sindaco deve cercare le soluzioni migliori per la propria città, per il proprio territorio. L'ho fatto con la precedente amministrazione facendo delle battaglie, lo ricordate, per il sito più idoneo che doveva essere Chiaruccia, per alcune cose che non condividevo. Sono arrivato ad una mediazione che era quella del protocollo che vedeva la realizzazione di un nuovo ospedale provinciale, ma la presenza del Santa Croce a Fano e una clinica convenzionata a Fano. Per Seri si rischierebbe soprattutto una disparità tra le strutture di Pesaro e Fano, per quest'ultima in prospettiva una vera e propria Caporetto. Oggi vedo un nuovo riassetto, un retrocedere dalla nuova struttura con due ospedali di primo livello, Pesaro e Fano, è una scelta, però anche su questo deve essere equilibrata. Quindi mi accorgo che si pensa ad un nuovo ospedale San Salvatore di 400 posti di primo livello e un vecchio ospedale, quello del Santa Croce, senza nessun investimento, con 200 posti, quelli che rimangono, dopo aver destinato quelli su Pesaro. Allora, non mi tornano i conti, ci deve essere un equilibrio. Se sono ospedali di primo livello e rischiamo di compromettere anche tutto un percorso fatto di questi 15-20 anni di anche integrazione fra le due strutture, con una proposta a ribasso che non è adeguata a quelle che sono le esigenze della città di Fano e del territorio. Ma indurre Seri ad alzare i toni sarebbe anche un certo deficit comunicativo da parte dei referenti regionali. Avevo chiesto in più occasioni incontro con il presidente, non è avvenuto, vedo che va in giro per la provincia, è andato giustamente a Pesaro, è andato a Sasso Corvara, a Montefeltro, non è venuto a Fano. Voglio ricordare che Fano è ancora nelle Marche, è la terza città per abitanti, quindi ha un ruolo importante, però ho qualche sospetto, mentre dall'altra parte è andato a raccontare cosa andavano a fare. Qui deve venire a raccontare cosa non si fa. Se si va ad una nuova riorganizzazione ci deve essere la giusta attenzione per questo territorio, con investimenti, con nuove strutture, perché sapete qual è il rischio? Non voglio essere Cassandra, ma se noi andiamo a realizzare una nuova struttura di 400 posti e manteniamo una vecchia struttura di 200 posti, solo questo di tempo significa declassare la sanità di questo territorio e significa un domani andare al superamento e fare quello che magari hanno combattuto, una nuova struttura che sarà ancora più a nord. Io di questo, finché sarò sindaco, la combatterò, quindi questa mia presa di posizione è proprio per riequilibrare e giustamente dare le giuste risposte che devono avere questi territori. Lasciatemi dire una battuta: se fino a ieri parlavamo di un ospedale unico provinciale, oggi parliamo di un unico ospedale, quello del San Salvatore, e non mi sta bene. La cosa che mi dispiace è che Fano nel contesto politico regionale non ha mai avuto tanto potere, metà della giunta è espressione di questo territorio, di cui due a Fano, e penso che non si possano accontentare di un trofeo così basso per questo territorio.